Signor Tastino. Lei dirigeva la stazione terminale dei trasporti. A che distanza era la stazione dal lager? Circa 5 chilometri dal lager principale. In che condizioni erano le linee? Erano tenute in ottimo stato. L'orario era impostato da lei? No. Abbiamo agli atti disposizioni d'orario con la sua firma. Ma forse una volta fui costretto a firmare per procura. Sapeva che i treni erano carichi di gente. Sapevamo solo che si trattava di trasporti di coloni sotto protezione del Reich. I treni tornavano sempre vuoti dal lager. Non dubitò mai di nulla. C'era troppo da fare. E... Signor Testimone, come erano caricati i treni che arrivavano da lei? Erano treni merci e ogni carro trasportava una settantina di persone. Erano carri merci o carri bestiame? C'erano anche carri del tipo usato per trasportare bestiame. Con che frequenza arrivavano quei treni? Arrivavano spesso? Beh, non saprei dirlo. Di certo era una stazione di gran traffico. Non la colpì che i trasporti arrivassero da quasi tutti i paesi d'Europa. Non si chiedeva cosa sarebbe successo di quei coloni. Il da fare era tanto. Dovevano essere inviati ai posti di lavoro. Ma non c'era soltanto gente abile al lavoro, c'erano famiglie intere, con vecchi e bambini. Ma non avevo tempo di verificare il contenuto dei treni. Nel lager c'erano industrie. Che industrie erano? Erano filiali della Krupp e della Siemens. Vide i deportati che ci lavoravano? Li vedevo andare e tornare a piedi. Andavano al passo e cantavano, sa? Non sapeva nulla delle condizioni di vita nel lager. Non sentì nulla su stermini di persone. Chi, chi avrebbe creduto a cose simili? Si dicevano tante sciocchezze. Chi si raccapezzava? Signor Testimone, lei era responsabile della spedizione delle merci. Quante persone, secondo lei, conteneva un vagone? Non posso pronunciarmi a riguardo. C'era severamente proibito controllare i treni. Chi glielo impediva? I reparti di guardia. Tutti i trasporti avevano lettere di vettura. C'erano soltanto cifre marcate sul vagone col gesso. 60 capi, 80 capi secondo i casi. Che impressione le facevano quei carichi? Non. non capisco la domanda. Signor testimone, qualche occhiata data nei finestrini dei carri o rumori che provenivano dai carri stessi non richiamarono la sua attenzione? Ah, sì. Una volta, signor giudice vidi una donna che reggeva un bambino contro la presa dell'aria e gridava per avere dell'acqua. Presi, presi una brocca da una vicina fontanella e, e mentre l'alzavo per dargliela eh, si avvicinò una guardia e mi disse che se non filavo via subito mi sparava. Signor testimone, quanti treni, secondo i suoi calcoli, arrivavano in stazione? E quanto erano lunghi? In media un treno al giorno, nei periodi di punta anche due o tre. Arrivavano a 60 vagoni. Andò mai nel lager? Una volta, sulla locomotiva di manovra. Manco poco che non uscissi più, perché ero senza permesso. Ma non vide le ciminiere in fondo alla banchina, il fumo, il riflesso delle fiamme? Nulla. Vidi solo fumo, fui contento di poterne uscire. E cosa pensò? Pensai che erano panifici, avevo sentito che cuocevano pane giorno e notte. Il secondo giorno avevamo esaurito le provviste, dalle prese d'aria potevamo vedere. Nelle stazioni, i reparti di guardia ricevere cibo e caffè. Nel carro eravamo 89, più valigie e fagotti. Facevamo i nostri bisogni sulla paglia. Avevamo molti malati e otto morti. I nostri bambini non si lamentavano più. Avanzammo su un terreno illuminato da riflettori. Ci accostammo a un edificio che sembrava un fienile: c'era una torre e sotto un portale ad arco. Prima ad oltrepassare il portale la locomotiva fischiò e il treno si fermò. Gli sportelli dei carri furono spalancati. Comparvero deportati con vestiti a strisce. Ci gridarono fuori, svelti, svelti. I vecchi e i malati cadevano sul pietrisco, sui sassi taglienti. C'era un dislivello di un metro e mezzo. Bagagli e morti furono scaraventati fuori. Poi ordinarono. Donne e bambini di qua, uomini dall'altra parte. La gente gridava i nomi dei congiunti, investivano a colpi di bastone, i cani abbaiavano, dalle torri di guardia proiettori e mitragliatrici erano puntati su di noi. Il cielo era colorato di rosso, l'aria era piena di fumo, un fumo riarso e dolciastro. Sentì mio marito chiamarmi ancora una volta. Fummo messi in riga e non potevamo cambiare più posto. Eravamo un gruppo di cento donne e bambini. Ci misero in fila per cinque. Poi ci fecero passare davanti a degli ufficiali. Uno di loro teneva la mano all'altezza del petto e con un dito faceva segno. A destra e a sinistra. I bambini e le donne anziane andavano a sinistra, io andai a destra. Il gruppo di sinistra dovette attraversare i binari e incamminarsi lungo una strada. Per un attimo vidi mia madre coi bimbi. Fui tranquilla, pensai: un giorno ci ritroveremo. Una donna vicino a me disse quelli avranno un trattamento di favore e indicò dei camion fermi lungo la strada e un'auto della Croce Rossa. Li vedemmo caricare sui camion e ci rallegrammo che andassero così. Noi dovremmo continuare a piedi per strade fangose. Tenevo per mano il bimbo di mia cognata. Lei portava in braccio il figliolo più piccolo. Un deportato mi chiese se il bimbo era mio. Risposi di no. E quello disse che dovevo darlo alla madre. Andarono a sinistra. E io andai a destra. L'ufficiale che ci aveva diviso era molto gentile. Così gli chiesi dove andavano mia cognata e i due bambini. Rispose. Vanno a fare il bagno. Tra un'ora vi rivedrete. Signora testimone, sa chi era quell'ufficiale? Può indicarcelo? Quel signore là. Non mi è sconosciuto. È il dottor Capesius. La testimone deve scambiarmi per qualcun altro. Io non feci mai selezioni sulla banchina. Conoscevo il dottor Capesius fin dal mio luogo d'origine. Gli dissi che mia moglie era malata. Disse: Allora si metta qua, la cureranno. E indicò il gruppo dei vecchi e dei malati. Disse mia moglie: Va là e mettiti in fila. Lei andò con la nipote verso il gruppo dei malati. Partirono tutti su camion. Lei non ha dubbi che si trattasse del dottor Capesius? No, parlai proprio con lui. In quella circostanza fui talmente felice di rivederlo. Imputato Capesius, conosce questo testimone? No. Quando arrivavano trasporti... Si trovava sulla banchina? C'ero. C'ero solo per raccogliere medicinali tolti dai bagagli. Quale altro imputato vide sulla banchina? Quell'imputato si chiama Hoffman. Imputato Hoffman. Cosa faceva sulla banchina? Dovevo stare attento che tutto si svolgesse in ordine. Nella calma. I medici decidevano chi era abile al lavoro e chi no. Il numero degli abili al lavoro variava di volta in volta. Dipendeva dal fabbisogno di manodopera. Che succedeva a quelli esonerati dal lavoro? Andavano in gas. Qual era la percentuale degli abili al lavoro? In media un terzo del trasporto. Eseguì selezioni di persone? Posso dire soltanto... Che feci passare gente inabile tra le fila di quella abile. E lei aveva il diritto di farlo? No, era proibito. Ma cercavo di chiudere gli occhi. Per il servizio sulla banchina, distribuivano per caso una razione speciale? Sì, pane, una porzione di salsiccia e un quinto di litro d'alcol. Nello svolgimento del suo lavoro doveva ricorrere alla forza. Quando c'era confusione si dava uno schiaffo, ma facevo soltanto il mio servizio. Io faccio il mio servizio dove mi comandano. E come arrivò a quel servizio? Per caso, a mio fratello avanzava un uniforme. Quando mi distaccarono non avevo idea di dove andavo. All'arrivo chiesi... Sono a posto giusto qui? Mi dissero qui sarai sempre a posto giusto. Signor procuratore, personalmente non avevo nulla contro quella gente. Ce n'erano anche da noi prima che li portassero via. Ai miei familiari dicevo sempre "Continuate a comprare dal merciaio". Sono uomini anche loro, no? Pensavo le stesse cose. Quando faceva servizio sulla banchina? Tolto il gas, che naturalmente era terribile, ognuno aveva veramente la possibilità di sopravvivere. Io mi comportai sempre bene. Che dovevo fare? Gli ordini sono ordini. Per questo ora ho sul collo questo processo. Signor Procuratore, io ero un uomo tranquillo. Uno come tutti gli altri, quando a un tratto mi vengono a prendere a casa e gridano Hoffman, Hoffman, è lui Hoffman. Non capisco oggi cosa vogliono da me. Arrivò uno, guardia e chiese: Qualcuno ha da reclamare? Ci fu chi si fece avanti nella speranza di un lavoro più leggero. Quando la guardia li portò via ci fu fermento. Quello sparò nel gruppo, ne ammazzò cinque. O sei. La persona di cui parla si trova in questa sala? Signor Presidente, è un pezzo che non li avevo più di fronte. E mi riesce difficile guardarli in faccia. Stanotte non ho neppure dormito. Quello, quello gli somiglia. Potrebbe essere lui. Bischoff. È sicuro? O oh. ne dubiti? Contestiamo l'attendibilità del testimone. È da supporre che riconosca il viso del nostro mandante da una delle foto pubblicate. Il suo stato di salute non offre una base sicura per dichiarazioni degne di fede. Quello è il Black Furrier Bareschi. Appartenevo al Comando Sgomberi, portavo via i bagagli dei nuovi arrivati. L'imputato Bareschi partecipava alle selezioni sulla banchina e accompagnava i trasporti ai crematori. È falso. Io appartenevo soltanto ai reparti di guardia, dove si vide mai un graduato dei reparti di guardia partecipare alle selezioni. Un blockforer non poteva tirare fuori gli inabili al lavoro. Solo un medico poteva farlo. Venni a sapere delle selezioni. Mi infuriai. Una volta, in licenza, ne parlai con mia madre. Non voleva crederci. Non è possibile, disse. Gli uomini non bruciano perché la carne non può bruciare. Vidi Bareschi indicare gli uomini col bastone. Incitava sempre a sbrigarsi. Una volta arrivò. Un treno con 3.000 persone, la maggior parte erano malati, e Bareschi ci gridò: Avete 15 minuti per tirarli fuori dai carri. Mentre scaricavamo nacque un, un bambino. Gli avvolsi intorno qualche indumento e lo deposi vicino alla madre. Bareschi mi si avventò contro col bastone e picchiò me e l'altra donna. Cosa fai con quella cacata? gridò. E diede un calcio al bambino facendolo volare 10 metri. Poi mi ordinò. Porta qui quella merda. Il bambino era morto. Può confermare questo sottogiuramento? Posso confermarlo. Chi altri vide sulla banchina? Tutti i medici. C'erano la dottoressa Frank, il dottor Lucas, il dottor Schatz. Imputato dottoressa Frank. Partecipò alle selezioni? Solo come sostituta. Il mio compito era togliere ai dentisti in arrivo i loro strumenti per il reparto dentistico dei deportati. Dovevo registrare e vestire dentisti e odontotecnici. Se si faceva avanti qualcuno affermando di essere dentista, non lo respingevo. Sa, avevamo bisogno anche di gente per le pulizie. Non cercò mai d'essere esonerata dal servizio sulla banchina? Mi rivolsi per questo al medico di presidio. Ebbi come risposta. Il servizio del lager è servizio di prima linea. Ogni disobbedienza è considerata una diserzione. Accompagnò convogli verso le camere a gas? No. Il servizio di scorta era svolto dai reparti di guardia, quanto a me feci di tutto per andare incontro ai deportati. Resi il loro soggiorno nel mio reparto gradevole il più possibile. Imputato dottor Lucas, partecipò alle selezioni? Mai avuto niente a che fare. Quando venivo comandato sulla banchina per raccogliere medicinali, facevo di tutto per scapparmela. Vorrei far rilevare che i miei rapporti con i deportati erano cordialissimi. Non ebbi la minima parte attiva. Quando mi si volle costringere, simulai malattie e cercai di tornare al servizio di truppa. Mi rivolsi anche al mio vecchio superiore, il quale mi rispose: Faccia di tutto per non mettersi in cattiva luce. Durante una licenza, parlai anche con un arcivescovo che conoscevo bene, il quale mi disse: Ordini immorali non vanno inseguiti, ma questo non fino al punto da esporre la propria vita a pericolo. Eravamo in guerra. Dottor Lucas, che malattia simulò? Fingevo una colica al fegato o dolore di stomaco. E non meravigliava che la colica le venisse sempre quando si trattava della banchina? Non vi furono mai difficoltà. Facevo resistenza passiva a quelle faccende. E ancora oggi non vedo come avrei potuto fare altrimenti. E quando trattava quelle faccende, cosa faceva? Solo in tre o quattro occasioni non potei rifiutare. Avevo la minaccia di arresto immediato sul posto, se non avessi eseguito l'ordine. E il significato di ciò non dava certo adito a dubbi. Allora, prese parte alle selezioni? Dovetti solo scegliere persone abili al lavoro. E scelse in modo da introdurre nel lager anche molti inabili. In nessun caso si può considerare come azione perseguibile penalmente il fatto che i medici in servizio dovessero selezionare deportati per il lager. In fondo, signor Giudice, il numero delle vittime veniva ridotto dalla quantità di persone riconosciute abili al lavoro. Che ne era dei bagagli una volta fatte le selezioni? Li raccoglievano nel lager effetti. Quanto era grande il lager effetti? Consisteva di 35 baracche. Può fornirci dati relativi al valore, alle quantità dei beni confiscati? Avevano consigliato ai deportati di portare la maggior parte possibile dei valori, biancheria, abiti, denaro e strumenti col pretesto che sul posto d'arrivo non avrebbero trovato nulla e così portarono con sé ogni avere. Subito veniva sottratta la biancheria. I medici della selezione prendevano gioielli e valuta che mettevano da parte a valigie piene. Poi ad appropriarsi di tutto un po' venivano le guardie e i membri del personale viaggiante. Anche per noi avanzava sempre qualcosa, poteva servirci come materiale di scambio. Fatti tutti i conti, nel deposito valori risultavano centinaia di milioni. Signor testimone, può fornirci i dati precisi sul totale dei beni confiscati ai deportati? Secondo un bilancio, i valori incamerati divisi in metalli pregiati e gioielli ammontavano a 132 milioni di marchi, ai quali andavano aggiunti 1.900 vagoni di fibre tessili per 46 milioni. A chi andavano quei valori? I valori venivano inoltrati alla Reichbank o al ministero dell'economia del Reich. I preziosi venivano fusi. Gli orologi, per esempio, finivano ai soldati. Sulla banchina si ebbero mai tentativi di resistenza? I nuovi arrivati erano per numero superiori di parecchie volte alle guardie. Li separavano dai loro congiunti, li privavano dei loro beni. Non si difendevano? Non si difesero mai. Perché non si difesero? Chi arrivava era sfinito e affamato. Sperava soltanto di mettersi finalmente tranquillo. Non avevano idea di quanto li aspettava. Come potevano immaginare che... Praticamente... Non esistevano più. attraversai i binari. Stavamo aspettando davanti all'entrata del lager quando sentii un deportato dire ad una donna, l'auto della Croce Rossa porta solo il gas ai crematori, là uccidono i vostri congiunti. La donna incominciò a urlare. Un ufficiale che aveva sentito si voltò verso di lei e disse, ma signora come può credere a un haftling? Sono tutti criminali e malati di mente. Guardi le orecchie a sventola, le teste rapate. Come si può prestare fede a gente simile? Signora testimone, ricorda chi era quell'ufficiale? Lo rividi in seguito. Lavoravo sotto di lui come scritturale nella sezione politica. Il suo nome è Broad. Puoi indicarci l'imputato Broad? Quello è il signor Broad. Cosa successe al deportato? Sentì che lo avevano condannato a 150 colpi di bastone per diffusione di notizie allarmistiche. Ne morì. Sebbene fossimo stati divisi dai nostri cari, varcammo senza sospetto il portale tra il filo spinato. Credevamo che le nostre donne e bambini laggiù venissero rifocillati e che presto li avremmo rivisti. Ma poi vedemmo centinaia di figure cenciose, molte ridotte a scheletri. Perdemmo fiducia. Ci venne incontro uno urlando: Deportati, vedete il fumo, là, dietro le baracche? Sono le donne e i bambini vostri. Anche per voi ci sarà una sola via d'uscita, attraverso le griglie dei camini. Fummo spinti in una baracca lavatoio, dovevamo spogliarci, ci fu tolto. Tutto quello che ancora ci restava. Orologi, anelli, documenti, foto. Sull'avambraccio sinistro ci tatuarono il numero. Le cifre furono impresse nella pelle con timbri a spillo. Poi ci fregarono sopra l'inchiostro di china. Ci tosarono, ci misero sotto docce fredde e alla fine ci vestirono. In che consisteva il vestiario? In un paio di mutande bucate, una giacca a brandelli, un paio di calzoni rattoppati, un berretto. Eh, sì, è un paio di zoccoli. Poi raggiungemmo di corsa il nostro blocco. Una baracca di legno senza finestre. Eh, due porte. Lucernai sotto il tetto inclinato. A destra e a sinistra, pancacce a tre piani. Posto inferiore sulla nuda terra. Quanti deportati verranno sistemati? Lo spazio era calcolato per 500 uomini. Eravamo mille. Quante ce n'erano di queste baracche? Erano più di 200, eh, con pancacci di 1,80 m circa. Su ogni pancaccio c'erano sei uomini. C'era paglia o coperte? Qualche pancaccio aveva la paglia fracida, e per ogni pancaccio c'era una coperta. Questa veniva tirata alternativamente dai due che si trovavano sulle sponde. In mezzo stavano i più forti. C'erano due stufe di ferro. Dalle stufe partivano tubi. I tubi erano rivestiti di mattoni. E questi rivestimenti servivano da tavoli. Le stufe erano accese molto di rado. Com'erano invece le installazioni sanitarie? Nel lavatoio erano sedili di legno con sopra un tubo di ferro perforato. Dal tubo gocciolava l'acqua. Nella latrina lunghe vasche di cemento, con sopra tavole fornite d'orifizi. Vi potevano prendere posto 200 persone e per pochissimo tempo. Altrimenti si avventavano quei bastoni per buttarli fuori. C'era chi non poteva così in fretta e nello sforzo espelleva un tratto diretto. Non c'era carta. Alcuni per pulirsi si strappavano un brandello d'abito o oh, di notte si rubavano a vicenda pezzi d'uniforme. Gli scoli del lavatoio finivano nella latrina per far defluire le feci. C'erano ingorghi perché la pressione era insufficiente. Il tanfo delle latrine si mescolava al puzzo del fumo. Le gavette consegnateci servivano per tre usi: per lavare, per la zuppa e per i bisogni di notte. Nel Frauelager l'unica sorgente d'acqua era vicina alle latrine. Le donne stavano accanto al filo sottile d'acqua che fluiva nei tini con gli escrementi. Bevevano e cercavano di raccogliere un po' d'acqua nella gamella. Quelle che rinunciavano a lavarsi erano finite. L'essenziale era badare al proprio interesse, assecondare quelli in alto, facendo buona impressione. Quando ci stesero sui tavoli, ci frugarono nell'ano e nella vagina per cercare preziosi. Famiglia, professione, proprietà sparivano con la trafittura dei numeri. Cominciavamo a vivere Adattandoci a un mondo che diventò normale solo per quelli decisi a viverci. Legge suprema era mantenersi sani, mostrare forza fisica. Io m'attaccavo a quelle che erano troppo deboli per consumare la loro razione e per occupare un pancaccio migliore del mio. Se due dovevano mangiare nella stessa scodella, ognuna fissava la gola dell'altra, attenta che non ingoiasse un cucchiaio di più. Nelle nostre ambizioni, conquistare qualche vantaggio. Era normale che tutto ci venisse rubato e rubassimo. Il sudicio, le piaghe, le epidemie erano un fatto normale. Era normale la morte e l'imminenza della propria morte. Chi diventava serva dell'anziana del blocco non era più all'ultimo gradino. Poteva sopravvivere. Soltanto il furbo, tutti gli altri, i deboli, erano schiacciati. Arrivai in una baracca piena di cadaveri e vidi che qualcosa si muoveva in mezzo ai morti. Era una bimba. La portai fuori sulla strada e le dissi, chi sei? Da quando sei qui? Non lo so, disse. Ma come mai sei qui in mezzo ai morti? Chiesi. E quella disse, tra i vivi non posso più stare. sera. Era morta. Molte donne, scavando fosse, stramazzavano sotto badilate di fango. Eravamo nell'acqua fino alla vita. Una donna si rivolse al comando Führer. Signor capitano, gridò, non posso lavorare in questo modo, sono incinta. Quelli risero. Uno, col badile, la tenne sott'acqua finché affogò. La mattina ognuno riceveva mezzo litro di broda con cinque grammi di zucchero. A mezzogiorno passavano la zuppa, fatta con bucce di patate, rape e cavolo, una minima giunta di carne o grasso e una sostanza farinosa che dava alla zuppa il sapore del lager. Nella zuppa c'erano stracce e carta e non si litigava per ricevere il primo mestolo, ma per occupare l'ultimo posto della fila. Il primo terzo della zuppa consisteva d'acqua e solo sul fondo fluttuava qualcosa di nutriente. La sera ognuno riceveva il suo pezzo di pane di 300-350 grammi, con companatico di più specie, salsiccia, margarina o un cucchiaio di marmellata di rape. Il venerdì a volte c'erano 5 o 6 patate pollite. Spesso c'era solo la metà del companatico perché le guardie o il comandante del lager prelevavano per loro vivere a volontà dai magazzini. Signor testimone, quante calorie erano di media la razione quotidiana? 1000, 1.300 calorie circa. A un organismo in riposo possono bastare 1700 calorie. Con un lavoro pesante si ha bisogno di circa 4800. E tutti facevano un lavoro pesante. Apatia e sonnolenza erano i segni dell'indebolimento. Il logorio fisico era accompagnato da un esaurimento mentale che portava alla perdita di ogni interesse per quanto accadeva. E la memoria cadeva tanto che spesso non sapeva più dire come si chiamava. La vita media era di 3 o 4 mesi. Signor testimone, ma come fu possibile che lei sopravvivesse? Poteva sopravvivere solo chi, durante le prime settimane, riusciva a ottenere un servizio interno mediante un'attività di specialista o la nomina a una funzione ausiliaria. Lei? Di quale posizione godeva? Fui medico dei deportati nel lager della quarantena e poi in infermeria. Nel lager della quarantena c'erano ratti che addentavano non solo cadaveri, ma anche malati gravi. La mattina si trovavano morsi i piedi degli agonizzanti, le bestie la notte prendevano il pane dalle tasche dei deportati e spesso ci si ingiuriava a vicenda, mi hai rubato il pane, invece erano i ratti. Miliardi di pulci tormentavano il lager. Nell'infermeria dei deportati andava meglio, c'erano fasce di carta increspata, un po' di cellulosa e un vaso con un unguento di tiolo, e tutte le ferite venivano spalmate d'unguento. Avevamo anche qualche compressa d'aspirina che veniva appesa a un filo. I malati con febbre sotto i 38 gradi potevano leccarla una volta, e i malati con febbre sopra i 38 gradi due volte. E quali erano le malattie più frequenti? Oltre alle lesioni per maltrattamenti avevamo la scarlattina e il paratifo, il tifo addominale, la risipola, la tubercolosi. Poi c'era la malattia tipica del lager, una diarrea resistente a ogni terapia. E nel lager fioriva la foruncolo. Spesso le guardie aprivano le ulcere con i bastoni finché la carne non si staccava dalle ossa. E c'era la noma, in individuo all'estremo delle forze, che scava nelle guance buchi che fanno intravedere i denti. Nel lager c'era soprattutto uno sempre presente, dove si picchiava e si ammazzava. Si chiama Caduc. Signor testimone, può indicarci l'imputato Caduc? Quello è il signor Caduc. Era chiamato professore dai deportati, oppure San Dottor Caduc. Che faceva selezioni da solo. Con il manico del bastone pescava fuori le vittime per il collo. Questa affermazione non corrisponde a verità. Ero presente quando centinaia di deportati dall'infermeria dovettero spogliarsi e correre in fila davanti a Caduc. Lui teneva il bastone all'altezza di un metro circa davanti a quelli. Dovevano saltarlo. Chi sfiorava il bastone finiva in gas. Chi riusciva a saltare veniva bastonato finché crollava. Non selezionai mai i deportati, non rientrava nelle mie competenze. Dovevo essere presente alle selezioni soltanto per sorvegliare. Faceva anche servizio sulla banchina? Sì, eh, regolavo il movimento dei gruppi. Dicevo fuori tutti, bagaglio sulla banchina. Inquadrarsi per cinque, avanti, march! Caduc sparava a caso tra la gente. Se avessi voluto sparare, avrei colpito la persona presa di mira. Era un buon tiratore. Ma facevo soltanto quello che dovevo. Badavo che il meccanismo funzionasse. I convogli arrivavano come panini caldi, non occorreva impiegare forza. Quelli accettavano tutto con rassegnazione, capivano che ogni resistenza sarebbe stata vana. Una volta Caduc abbatté un deportato, poi gli posò il bastone sul collo e facendo forza all'estremità dondolò da una parte all'altra, fino a strangolarlo. È falso. Caduc. Si rimetta seduto e non gridi. Ma signor Direttore, quello che qui si è detto non è vero. Amo solo la verità. Avevamo l'ordine di trattare con riguardo le forze lavoratrici, ma a volte uno cadeva se alzavo solo la mano. Lo faceva apposta. Signor giudice, voglio soltanto vivere in pace. Ero amato dai miei pazienti, possono testimoniarlo. Mi chiamavano papà Caduc. Questo non dice tutto. E ora debbo pagare per quello che allora dovetti fare. L'hanno fatto anche tutti gli altri perché prendete solo me quanto più uno riusciva a schiacciare i suoi dipendenti tanto più sicura era la sua posizione vedevo come la blocca al teste cambiava faccia quando parlava un superiore era gentile allegra e dietro si sentiva la sua paura a volte la Offsharin la trattava come la sua migliore amica e godeva di molti privilegi. Ma se una volta la Offsharin aveva dormito male, da un momento all'altro la favorita poteva cadere. Eh sì, che le aveva passate tutte. avevano fucilato i congiunti davanti agli occhi. Era stata costretta a guardare come le assassinavano i figli. Era diventata indifferente, come tutte noi. Sapeva che una volta sotto nessuno l'avrebbe aiutata e un'altra avrebbe continuato a picchiare. Così ci picchiava. Perché voleva rimanere sopra ad ogni costo. Per noi, giusto, era quello che ci giovava sul momento. Solo i padroni potevano permettersi di mostrare compassione. Il dottor Mengel mandò dei fiori ad una donna incinta e la moglie del comandante un giacchino fatto a maglia da lei nella baracca dei bambini, dove un altro aveva avuto l'idea di far dipingere gnomi sulle pareti fiori nelle strade che portavano ai crematori. Mengel arrivava col sofare disinvolto, i pollici infilati nel cinturone, ampi sorrisi ai bambini che lo chiamavano zio prima di essere squartati nel suo laboratorio. Signor testimone, lei fu richiesto come medico per combattere le epidemie? Tra il personale del Lager e le loro famiglie si erano verificati casi di scarlattina e di tifo. Dunque non si trattava di curare i deportati? No. Potete farsi un'idea delle condizioni del Lager? Non avevamo niente a che fare con la liquidazione delle persone. Iniziai il mio lavoro con il proposito di lasciare il Lager dopo due settimane. Ma trascorsi alcuni giorni, il medico di presidio mi ordinò di partecipare alle selezioni della banchina. E così, quando dichiarai che non avrei partecipato, quello disse. Non si può scegliere. Ma io mi rifiutai. Che successe col suo rifiuto? Nulla. Dopo il periodo di prova, lasciò il Lager? decisi di rimanere per fare qualcosa contro le malattie e così grazie al mio lavoro senza troppo espormi potei eliminare il pericolo di epidemie solo tra il personale del lager e non tra i deportati sì era questo il mio compito signor testimone lei era responsabile della catena interna ed esterna di sentinelle e guardie. Che compito aveva? Dovevo sorvegliare perché vigilassero con giustizia e fedeltà. Durante un tentativo di fuga il soldato doveva richiamare tre volte il fuggitivo, poi lasciare partire un colpo d'ammonimento. Se il deportato ancora non si fermava, doveva sparargli in modo da impedirne la fuga. In questo modo furono uccisi molti deportati? Non sotto di me. Vi furono deportati che corsero verso il filo spinato attraversato da corrente? Non sotto di me, ma in altri casi successe? S sì, ne sentii parlare. Sa qualcosa sul lancio del berretto? Su che? Sul lancio del berretto. Per, per sentito dire, raccontavano che buttavano in aria i berretti, poi sparavano. Chi buttava in aria i berretti? Non lo so. Cosa le raccontarono? Ordinavano a un deportato di strapparsi dal capo il berretto e di buttarlo in aria. Poi gridavano, via, corri a prenderlo. E mentre quello correva, lo stendevano con una fucilata. E se non correva? Gli sparavano lo stesso, per rifiuto d'obbedienza. Il tribunale possiede documenti secondo i quali in, in molti casi si premiarono sentinelle per aver ucciso deportati durante la fuga. Si esponevano spesso anche liste degli uccisi durante la fuga. La cosa mi è nuova. Ma alcune di queste liste sono firmate da lei. Ma è possibile che una volta l'abbia fatto per routine. Non riesco più a ricordarmene. L'atmosfera del lager cambiava da un giorno all'altro, dipendeva dalle fasi della guerra. Quando c'erano ancora vittorie ci trattavano con asprezza e arroganza, ci punivano ridendo, non si poteva prevedere nulla. Una dunata poteva significare tutto, potevano essere curati bene solo per il gusto d'essere spediti a guarigione avvenuta su per il cammino. Io sfuggì solo per caso al gas. Perché quella sera i forni erano intasati. Eh, un medico venne a sapere che ero studente in medicina e mi prese nel suo reparto. Come si chiamava quel medico? Si chiamava dottor Vetter. Era un uomo di modi irreprensibili, sempre gentile con i deportati che consegnava la morte. Non uccideva né per odio né per convinzione. Uccideva solo perché doveva uccidere. Soltanto pochi uccidevano per passione. A questi apparteneva Boger. Quando i deportati venivano accompagnati alla fucilazione sentì Boger dire con fierezza questi sono miei. Nell'estate nell'autunno del 1941 lavorai nel magazzino vestiario del Lager. Disinfestavamo la biancheria sudicia con il gas Zikrom B. Il nostro superiore era il disinfestatore Breitweiser. Quello è Breitweiser. Il 3 settembre lo vidi accompagnato da Stark e da altri signori della sezione politica andare nel blocco 11 con maschere antigas e barattoli. La mattina successiva, Brett Wasser era arrabbiato perché qualcosa non era riuscito. Non avevano chiuso ermeticamente e l'operazione doveva essere ripetuta. Due giorni dopo uscivano dal cortile carri pieni di cadaveri. A che ora, il 3 settembre, lo vide dirigersi verso il blocco 11? Verso le nove di sera. Impossibile. La sera non ero mai nell'aglio. Poi, in quella stagione, non avrebbero potuto riconoscermi. Sulla zona c'era sempre un filo di nebbia proveniente dal fiume. Ma era a conoscenza che quella sera, nel blocco 11, avrebbero ucciso col gas. Sì, si era sparsa la voce. Non vide spingere i deportati verso il blocco? Signor Presidente, finivamo il servizio alle 18. Dopo le 18 non andai mai nel lager. Ma allora dica, che funzione aveva come disinfestatore? Ma se così posso dire, dovevo impartire istruzioni. Insieme ad altri, fui addetto alla lotta contro i parassiti. La ditta che ci forniva il gas ci istruì sull'uso del gas e delle maschere munite di congegni speciali. In che recipienti era chiuso il gas? In barattoli da mezzo chilo. Sembravano barattoli da caffè. C'era una sostanza granulosa e friabile. Somigliava all'amido, d'un bianco azzurrino. Ecco. Sa di cos'era composta la sostanza? Era acido, cianidrico. In forma combinata. Appena all'aria le briciole sprigionavano vapori di acido prussico. Come si svolgeva il suo lavoro col gas? I deportati appendevano gli indumenti nella sala. Poi io, insieme ad un altro disinfestatore, gettavo il gas. Dopo aver tappato le fissure delle finestre. Aprivamo i barattoli con leva e martello e subito applicavamo una calotta di gomma, altrimenti il gas sfuggiva. Dovevamo aprire parecchi barattoli, sa? Quando tutto era preparato, spargevamo il gas. Al gas era mescolata una sostanza irritante che facesse da spia. No, il ziglon B aveva azione rapidissima. Mi ricordo che una volta entrai in una casa disintessata. La sera si era data aria più al pian terreno. La mattina successiva andai ad aprire le finestre del primo piano. Sicuramente respirai dei vapori perché crollai. Rotolando svenuto per le scale, fin dove c'era aria pulita. Se non fossi Rotolato sarei morto. Con l'esperienza che sarà fatto, non l'assunsero appena cominciarono ad uccidere con il Ziglon B? Non reggevo il gas. Mi vennero dei disturbi allo stomaco e chiesi d'essere trasferito. Fu trasferito? Non subito. Quando fu trasferito? Non ricordo. Fu trasferito nell'aprile del 1944. Fino a quella data salì due volte di grado. Protestiamo contro questa insinuazione. Le promozioni di membri del personale del lager vanno considerate unicamente dal punto di vista del servizio e non rappresentano elementi di colpa. E dove veniva tenuto il gas? NELLO SCANTINATO DELLA FARMACIA CHIUSO IN CASSA IMPUTATO CAPESIUS, COME DIRETTORE DELLA FARMACIA ERA A CONOSCENZA DELLE PARTITE DI ZICLON B IN MAGAZZINO? IL SIGNOR TESTIMONE DEVE ESSERE STATO VITTIMA DI CONFUSIONE. QUELLE CASSE NELLO SCANTINATO CONTENEVANO OVUMALTINA. ERA UN INVIO della Croce Rossa Svizzera. Vidi lo scatolone con l'Omaltina, ma vedi anche le casse di Ziglon. Vidi anche le valigie in cui l'imputato Capesius conservava i gioielli e l'oro delle dentiere. Sono invenzioni. Da dove viene il denaro con cui l'imputato Capesius, subito dopo la guerra, aprì una farmacia e un istituto di bellezza? Mi procurai il denaro come si fa normalmente con un mutuo, controllato in banca. E da dove vengono i 50.000 marchi offerti a me e ad altri testimoni perché giurassimo qui che Capescius Nellager amministra solo la farmacia, che non ebbe il controllo del Ziclon B e del fenolo? Sono all'oscuro di tutto, di tutta questa faccenda. Chi fece questo tentativo di corruzione? Un anonimo. Sa se c'era dietro una delle organizzazioni legali di mutuo soccorso degli ex membri del Lager? Non lo so. Vorrei portare a conoscenza del Tribunale questa lettera che ho ricevuto. In testa alla lettera è scritto Associazione per il diritto e la libertà. Il contenuto suona. Lei sparirà presto dalla faccia della terra. Farà una morte orribile. I nostri membri non la perdono di vista. Il Tribunale farà indagini sulla provenienza di questa lettera. Signor Testimone, può riferire. Cosa c'era scritto sulle casse? C'era scritto Attenzione, gas tossico. Poi c'era il segnale di pericolo con il teschio. Vide il contenuto delle casse? Vidi le casse aperte. Con dentro i barattoli. Che cosa c'era scritto sulle etichette? Gas tossico ziclon. Che altro? C'era ancora. Attenzione, senza rilevatore da aprire solo con personale specializzato. Signor Testimone, vide trasportare questi barattoli nelle camere a gas? Noi caricavamo quelle casse sul carro ambulanza. Chi accompagnava il carro? Ci vede la dottoressa Frank, il dottor Schatz e il dottor Capesius. Avevano con sé maschere antigas. Il dottor Schatz portava persino l'elmo. Mi ricordo di questo perché uno del seguito disse: Somiglia a un funghetto. Vorremmo ricordare al tribunale che durante la guerra, in certi periodi, era obbligatorio portare la maschera antigas. Vide mai buoni di consegna per le partite di gas? All'arrivo di quelle partite, con carichi via via sempre più grandi, portavo spesso i buoni d'accompagno in amministrazione. Come emittente figurava la società tedesca per la lotta agli insetti nocivi. Per quale via le partite erano inostrate? Parte su autocarri direttamente dalla fabbrica o per ferrovia? con lettere di vettura della Wehrmacht, arrivavano 14-20 casse per volta. E quante volte arrivavano questi trasporti? Almeno una volta alla settimana. Nel 1944 più volte alla settimana. Quanti barattoli conteneva una cassa? Ogni cassa conteneva 30 barattoli da 500 grammi. Vede i prezzi dichiarati? Il prezzo era di 5 Reichmark al chilo. Quanti barattoli occorrevano per un'esecuzione? Per 2000 uomini in una camera venivano usati circa 16 barattoli. Imputato Mulca, il Tribunale dispone di ordini di marcia per il trasporto di materiale per i coloni. Questi documenti sono firmati da lei. Può darsi che una volta abbia dovuto firmare un ordine o l'altro. Non sapeva che il materiale per la colonia era costituito dal gas Ziklon B? Come ho già dichiarato, questo non mi risultava da chi erano fatte le richieste di questo materiale? Arrivavano per telegrafo al capo dell'autosezione. Il quale non era sottoposto a lei? Solo in materia disciplinare. Non era interessato a sapere per quale fine i camion dell'autosezione erano utilizzati. Mi risultava... Che erano necessari per il trasporto di materiali. Sui camion. Venivano trasportati anche deportati. Non ne so nulla. Imputato Mulca. E in nostre mani uno scritto in cui si dice della necessità di affrettare il compimento dei nuovi crematori, specificando. Che i deportati e gli impiegati dovevano lavorare anche la domenica. Lo scritto è firmato da lei. Sì, dovetti dettarlo io. E vuole ancora sostenere che non sapeva nulla delle liquidazioni in massa. Tutto quello che ho dichiarato risponde a verità. Abbiamo convocato come testimone l'ex capofficina dell'autosezione del Lager. Signor testimone, quante macchine c'erano? Il gruppo autocarri consisteva di 10 automezzi pesanti. Da chi riceveva gli ordini di marcia? Dal capo dell'autosezione. Da chi erano firmati gli ordini di marcia? Non lo so. Per cosa venivano impiegati i camion? Beh, per il prelievo di merci e per il trasporto di deportati. Dove erano trasportati i deportati? Non posso dirlo con precisione. Prese parte a quei trasporti? Dovetti andarci una volta come sostituto. E dove andò? Nel lager, dove quelli là furono selezionati e via discorrendo. Dove andò con quegli uomini? Sino in fondo al lager, c'era un bosco di betulle, la gente fu scaricata. E dove andò la gente? In una casa, poi non vidi più nulla. Cosa successe a quella gente? Non lo so, non è che restassi lì. Quando andava alla banchina? Quando arrivavano i trasporti. Erano annunciati da una sirena. E dalla banchina dove andava? Ai crematori. E cosa facevano i medici? Il medico. Sedeva nella macchina eh, o rimaneva lì vicino. Gli infermieri dovevano preparare le cose. Che cose? Le esecuzioni col gas. Al suo arrivo la gente... Era già nella camera a gas. Non si agitavano? Stava spogliandosi e tutto si svolse tranquillamente. Poi, quando i deportati erano stati introdotti nelle camere, gli infermieri si accostavano alle botole, si mettevano la maschera a gas e votavano i barattoli. Quanti barattoli venivano vuotati? Tre, quattro barattoli ogni orifizio. Quanto durava? Mm, un minuto circa. Signor Testimone, quant'era lontana la sua macchina dalla camera a gas? Stavo sulla strada, a circa 20 metri. E di lì poteva sentire cosa accadeva giù nelle camere? Certe volte nell'attesa scendevo. Che faceva? Niente. Fumava una sigaretta. Signor Testimone, lei era medico... Addetto al servizio dei crematori. Quanti deportati erano in quel comando? Complessivamente 860 uomini. Dopo qualche mese il comando era liquidato e sostituito con nuovo personale. Chi era il suo superiore? Il dottor Mengele. Signor testimone, come avveniva il passaggio nelle camere a gas? Il fischio della locomotiva significava che entro un'ora i forni dovevano essere in perfetta efficienza. Si attaccavano i motori elettrici. Questi mettevano in movimento i ventilatori che portavano la temperatura all'interno dei forni al grado richiesto. Poteva vedere i gruppi arrivare alla banchina? Dalla finestra del mio ufficio potevo vedere poco della banchina e della strada verso i crematori. Gli uomini arrivavano in fila di cinque, i malati seguivano sui camion. All'ingresso erano dei cartelli di avvertimento. Gli uomini della scorta dovevano fermarsi. Entravano soltanto i medici, i capi infermieri e i membri della sezione politica. Chi vide degli imputati? Ci vidi Stark, Hoffman, Caduc e Baretsky. La gente entrava a agio, stanca. I bambini attaccati alle gonne delle madri. I uomini anziani spingevano carrozzine e reggevano lattanti. A destra e a sinistra, sugli spazi erbosi, c'erano delle fontane. E spesso la gente vi si affollava intorno. Il comando li lasciava bere, ma li incitava a fare in fretta. Che cosa si vedeva del crematorio? Soltanto l'edificio della cremazione con la grande ciminiera quadrata. Passaggi sotterranei lo mettevano in comunicazione con lo spogliatoio. Il crematorio si vedeva bene: era circondato da alberi. Distava circa mille metri dal recinto del lager, davanti le mura esterne con le torri di guardia e dietro campi aperti. Che dimensione aveva lo spogliatoio? Lungo circa 40 metri. Si raggiungeva scendendo 12-15 scalini, alto poco più di due metri, in mezzo a una fila di pilastri. Quante persone vi venivano calate ogni volta? dalle 1000 alle 2000. Sapevano cosa le aspettava. C'erano affissi cartelli che dicevano in varie lingue «Locale per bagni e disinfestazione». Avevano un effetto rassicurante. Rendevano tranquillo chi era più diffidente. Ci vidi spesso persone scendere allegramente e mamme scherzare coi figlioli. Non nasceva panico. Tra tanta gente in uno spazio così ristretto, tutto si svolgeva con grande rapidità e precisione. Davano l'ordine di spogliarsi. Lungo le pareti erano delle panche con sopra dei ganci numerati, astutamente. Continuavano a ripetere e appendere in un fagotto gli indumenti e le scarpe, e che ognuno tenesse in mente il numero del proprio gancio per evitare confusione al rientro dal bagno. Tutti si spogliavano sotto una luce cruda. E tutta quella gente non si scagliava mai sui sorveglianti. Solo una volta sentì gridare, vogliono ucciderci, ma subito un altro rispose, è assurdo, non succederà mai, state calmi. Dov'era l'accesso a questo locale? In fondo allo spogliatoio c'era una massiccia porta di quercia con uno spioncino e un volante per chiuderla. Quanto impiegavano a spogliarsi? Dieci minuti circa. Non era mai necessaria la forza. Le guardie gridavano. Svelti, svelti, l'acqua si raffredda. A volte potevano anche minacciare o picchiare. L'altro locale era truccato come docce? No, non c'era nulla. Che dimensione aveva? Più piccolo dello spogliatoio, poco meno di 30 metri. Mille e più persone. Stipate in un vano simile, si saranno pure ribellate. Era troppo tardi. Gli ultimi venivano calcati dentro a forza e la porta abitata. Riesce a spiegarsi perché quella gente si rassegnava. Dovevano pure rendersi conto che era alla fine. Nessuno uscì mai a raccontarlo. Cosa vedeva la gente in quel locale? Pareti di cemento con alcune prese d'aria. In mezzo ai pilastri, a destra e a sinistra, avevano eh, colonne di lamiera perforata. E sul pavimento griglie di deflusso. Cosa diceva la gente? Urlavano. Urlavano e picchiavano contro la porta, ma non si sentiva molto, tanto forte era il rombo che veniva dai forni. Cosa si vedeva dallo spioncino? La gente si spingeva contro la porta, si arrampicava contro le colonne. Poi, quando il gas era introdotto, soffocavano. Gettavano il gas dal lato dentro le colonne in lamiera. Nell'aria caldo-umida il gas sviluppava rapidamente e usciva dagli orifizi. Quanto durava l'azione del gas? Dipendeva dalla quantità del gas. Di solito per risparmiare non ne emettevano abbastanza. Un'esecuzione poteva durare anche 5 minuti. Il gas provocava una forte nausea, paralizzava le funzioni respiratorie. Quanto rimaneva l'ambiente sotto gas? 20 minuti. Poi mettevano in moto gli aspiratori e il gas era espulso. Dopo 30 minuti aprivano le porte. I cadaveri giacevano ammassati uno addosso all'altro, vicino alle porte o alle colonne, sotto i lattanti, i bambini, i malati e sopra le donne e sopra ancora gli uomini più forti. La cosa si spiegava con il fatto che si calpestavano e montavano gli uni sugli altri perché al principio il gas si sviluppava con maggior forza a fior di terra. Avevano le unghie reciprocamente conficcate nei corpi uno dell'altro. Alcuni sanguinavano dal naso, dalla bocca, i visi erano gonfi, maculati. Le cataste di cadaveri erano lordate da, da feci, vomito, urina, sangue mestruale. Arrivavano con gli idranti, investendo i cadaveri con dei getti d'acqua, poi con Montacarichi li spedivano di sopra in cremazione. Che capienza avevano i Montacarichi? Erano due montacarichi e ciascuno portava 25 morti. I cadaveri erano trascinati ai forni lungo una pista ciò predisposta, e il sangue sciacquato via con acqua corrente. Ma prima della cremazione, tutti i preziosi ancora sui corpi, bracciali, collani, anelli, orecchini, venivano asportati. Poi tagliavano i capelli, li legavano e li riponevano in dei sacchi. Quindi intervenivano i cavadenti, che, per ordine esplicito del dottor Mengele, erano costituiti da specialisti di primo ordine. E mentre lavoravano con le leve, e con le tenaglie, insieme ai denti d'oro e ai ponti, strappavano via pezzi di mascella. E i pezzi di ossa, con la carne attaccata, venivano poi immersi in un acido. Quanti forni c'erano nella sala cremazioni? I due grandi crematori, il secondo e il terzo, avevano cinque forni ciascuno. Ogni forno aveva tre camere di combustione. In fondo alla banchina, i crematori quarto e quinto. Ognuno dei quali aveva due forni a quattro camere. Quando si era a regime, complessivamente, erano accese 46 camere di combustione, ognuna delle quali poteva portare da tre a cinque cadaveri. Succedeva di rado, tuttavia, che i forni lavorassero tutti insieme, perché le alte temperature tendevano a portarli spesso fuori servizio. L'azienda dei forni migliorò i propri impianti grazie all'esperienza acquisita, come dichiarò in un brevetto dopo la guerra. Quanto durava la cremazione in una camera? Un'ora circa. Dopo si poteva fare un'altra infornata. Nei crematori secondo e terzo, in 24 ore si potevano bruciare fino a 3.000 uomini. Quando c'era molto lavoro, si bruciavano cadaveri anche in fosse scavate vicino ai crematori. Boger e Caduc eseguivano impiccagioni di persone. Bogher e Caduc mettevano loro il cappio al collo. Come sa queste cose? Eravamo sul piazzale dell'appello e dovemmo assistere. Del fatto, rammento che lessi la sentenza. Signor testimone, udì la lettura della sentenza? Non fu letta nessuna sentenza. La lettura si sentiva male perché i deportati urlavano facevano agitazione politica, incitavano contro di noi. Come si comportavano i deportati che assistevano? Non vi furono incidenti da rilevare. La sentenza fu seguita. Non fui io a compiere l'esecuzione. Lo fecero dei capò. Signor Testimone, riconosce l'aiutante del Lager tra gli imputati? È lui, Bulke. Imputato Mulca, lei presenziò a quella o altre impiccagioni? Non ebbia a che fare con nessuna specie di uccisione. Sentì parlare di ordini del genere, ma non li trasmisi mai. Come si conteneva di fronte a tali ordini? Mi guardavo bene dal fare domande. Alla fine dei conti. Avevo responsabilità verso me stesso e la mia famiglia. Imputato Mulca, vide la forca? Prego? Se vide la forca. No, non mi si mai piede nel lager. Vuole sostenere che come aiutante del comandante non fu mai nel lager? Il mio lavoro era esclusivamente di natura amministrativa. Dove si trovavano gli uffici? Nelle caserme, fuori del terreno del lager. Di là non si vedeva nulla del lager. No. Signor testimone, può descriverci la posizione degli edifici esterni rispetto al lager? Da tutte le finestre posteriori degli uffici amministrativi si poteva vedere il lager. A dieci metri di distanza era il primo blocco. Nulla impediva la vista. Dov'era la forca? Sullo spiazzo, davanti alle cucine. Erano tre pali con sopra una traversa di ferro. Imputato Mulca, lei abitava vicinissimo al Lager. In tale posizione non era a conoscenza delle punizioni da eseguire nel Lager. Una sola volta vidi un documento firmato e scaduto che autorizzava la bastonatura. Non indagò sul fondamento delle impiccagioni e delle fucilazioni? Non era mio compito occuparmene. Che compiti aveva, allora? come aiutante del comandante. Calcolavo prezzi, distribuivo manodopera e rivedevo dati personali. A chi si notificavano i decessi di deportati? Non lo so. Forse la sezione politica? Lei ignorava che ogni giorno morivano 100 o 200 deportati. C'erano 10, 15 decessi al giorno. Ma cifre alte come quelle fatte qui, io non le sentii mai. Imputato Mulca non sapeva delle uccisioni in massa nelle Camere a gas. Non era conoscenza. Non la colpì il fumo dalle ciminiere e dei crematori. Visibile a chilometri di distanza. Era un grande lager con perdite naturali. Là dentro si bruciavano i morti. Era un campo di punizione. La gente. Non ci stava mica in villeggiatura. Come aiutante del comandante del lager, non aveva interesse a conoscere il trattamento dei deportati? Non sentì mai reclami. Non parlò mai col comandante di quanto accadeva nel lager? No, non succedeva nulla di speciale. A cosa serviva il lager, secondo lei? Detenzione preventiva, ovvio. I nemici dello Stato dovevano essere puniti. Non era mio compito mettere in discussione queste cose. In che modo aveva cura delle truppe? C'erano teatro, cinema, serate di divertimento. E dal punto di vista ideologico, era lei a istruire gli uomini? Facciamo rilevare al nostro mandante che non è tenuto a rispondere a domande della parte civile. Questo lo può decidere solo e unicamente l'imputato. È evidente che il difensore, mediante questa tattica, cerca di ostacolare la verità. Ci opponiamo energicamente a queste sorprendenti dichiarazioni. Appare chiaro che l'accusa non si sa orientare nella giurisprudenza. L'accusa affronta questo processo eh, in modo preconcetto. Ogni membro del personale dell'Ager. Era libero di uccidere o di graziare. Vidi il dottor Fleg con le lacrime agli occhi, vedendo una fila di bambini portati a crematori. Permisse che prendessi le cartelle cliniche di alcuni deportati già selezionati, sottraendoli così alla morte. Mi mostrò che sarebbe stato possibile agire sul meccanismo. Se ce ne fossero stati di più, come lui. Come medico deportati... Lei influiva sulla vita e sulla morte dei malati in sue mani? Potevo ogni tanto salvare una vita. D'altra parte, doveva anche selezionare malati per l'esecuzione. Non avevo nessun influsso. Tutto era stabilito dall'amministrazione del lager. Ma avevo, sì, la possibilità di rivedere le liste. Secondo quali criteri distingueva? quando doveva scegliere tra due malati. Dovevamo chiederci chi, secondo la prognosi, avesse maggiori possibilità di superare la malattia e quindi essere più utile per gli affari interni dei deportati. C'erano dei privilegiati. Quelli che svolgevano attività politica si sostenevano tra loro quanto più potevano. Io appartenevo alla resistenza del lager, mi impegnai a fondo per salvare anzitutto i miei compagni tenevo vivo lo spirito di solidarietà. Poi documentavamo quanto avveniva nel lager e sotterravamo le prove in barattoli di latta. Aveva contatti con il mondo esterno? Sì, i deportati che lavoravano nelle industrie avevano di tanto in tanto rapporti con gruppi di partigiani e venivano informati sulla situazione nei teatri di guerra. Furono fatti i preparativi per una rivolta armata? Alla fine si riuscì a introdurre esplosivo. Il lager fu mai attaccato dall'interno o dall'esterno? Ma se si accetta un'insurrezione fallita nell'ultimo inverno di guerra, no, non vi furono azioni attive. E neppure dall'esterno vennero fatti tentativi del genere. Come poteva alimentare la volontà di resistere una volta veduto che non poteva contare su nessuna specie di aiuto militare? Considerata la situazione. Era il credere sempre che una volta avremmo potuto raccontare le nostre esperienze. Signor testimone, ma come si conteneva di fronte al giuramento che aveva prestato come medico? Protestiamo contro questa domanda con cui la difesa cerca di equiparare il test agli imputati. Gli imputati uccidevano di spontanea volontà. Il test doveva assistere all'esecuzione. Vorrei rispondere così. Quei deportati, che grazie alla loro posizione erano riusciti a procrastinare la propria morte, avevano già fatto un passo incontro ai signori del Lager. Per conservare la possibilità di sopravvivere, erano costretti a creare un'apparenza di collaborazione. Io lo vedi chiaro, nella mia infermeria molti di quelli destinati a figurare come deportati erano cresciuti sotto gli stessi principi di quelli che assunsero la parte di guardia. Si erano dedicati alla stessa nazione, impegnandosi insieme e se non fossero finiti deportati sarebbero potuti riuscire guardie. Conoscevamo tutti la società da cui uscì il regime capace di fabbricare quei lager. Respingiamo energicamente questo genere di teorie che tracciano un quadro ideologico falso che arrivava sulla banchina di solito. Non aveva più tempo di spiegare la propria situazione. Percorreva l'ultimo cammino muto, sconvolto e si faceva uccidere perché non capiva nulla. Noi li chiamiamo eroi, ma la loro morte fu vana. Li vediamo davanti a noi, nella luce dei riflettori, tra ingiurie e latrati. E il mondo oggi chiede come fu possibile. E si facessero annientare a quel modo, signora testimone. Lei trascorse alcuni mesi nel blocco in cui si eseguivano esperimenti di medicina. Cosa può dirci al riguardo? Comprendiamo che le riesce difficile parlare, che preferirebbe tacere, tuttavia la preghiamo di far luce su quegli avvenimenti. Eravamo circa 600 donne. Dirigeva gli esperimenti il professor Chloeberg. Gli altri medici dell'Ager fornivano il materiale umano. Come avvenivano gli esperimenti? Signora Testimone, lei ha disturbi di memoria. Sono malata dal tempo della permanenza nel lager. Che sintomi ha la sua malattia? Vertigini e nausea. Poco fa nella tua letto ho dovuto vomitare. C'era puzzo di cloro. I cadaveri si cospargevano di cloro. Non posso rimanere in ambienti chiusi. Non ha debolezze di memoria? Vorrei poter dimenticare, ma continuo a vedermi tutto davanti. Vorrei farmi togliere il numero dal braccio. In estate quando porto vestiti senza maniche, la gente lo fissa e nel loro sguardo è sempre la stessa espressione. Che espressione? Di scherno. Signora testimone, continua a sentirsi perseguitata? Signora testimone, che esperimenti ricorda? C'erano ragazze di 17-18 anni. Erano state scelte tra quelle più sane. Su di loro si eseguivano esperimenti con raggi Röntgen. Le ragazze venivano messe davanti all'apparecchio Röntgen. Fissavano loro una placca sul ventre e sul di dietro. I raggi venivano diretti sulle ovaie, che bruciavano. Sul davanti e sul di dietro rimanevano gravi ustioni, ulcere. Che accadeva ancora alle ragazze? Nei tre mesi successivi venivano sottoposte a numerose operazioni. Venivano asportate le ovaie e le ghiandole sessuali. Le pazienti morivano? Se non morivano durante il trattamento, morivano subito dopo. Dopo qualche settimana le ragazze erano profondamente cambiate, sembravano delle vecchie. Signora Testimone, qualcuno degli imputati qui presenti prendeva parte alle operazioni? I medici si incontravano ogni giorno nei loro quartieri. Bisogna pensare che fossero almeno informati sugli avvenimenti. Ci opponiamo risolutamente a simili affermazioni. Il fatto che i nostri mandanti si tenessero ai margini dei fatti qui rammentati non è sufficiente per farne dei complici. Signora Testimone, quali altri interventi furono compiuti? Siamo d'avviso che per il suo stato di salute la testimone non è in condizioni di fornire al tribunale risposte attendibili. Signora testimone, può descrivere al tribunale altri esperimenti a cui si stette? Con una siringa, a cui era stata applicata una cannula, veniva spinta dentro l'utero una sostanza. Che sostanza? Era. Pastosa come cemento e provocava un dolore cocente, come quello delle doglie. La sensazione che il ventre scoppiasse. Le ragazze andavano piegate in due sul tavolo dei raggi, dove veniva fatta loro una lastra. Che scopo aveva l'iniezione? Si voleva incollare l'ovidotto per impedire il concepimento. Ma questi interventi erano ripetuti su uno stesso paziente? Dopo l'iniezione, veniva introdotta una sostanza di contrasto per la radioscopia, poi spesso veniva ancora spinta dentro quella sostanza. A intervalli di tre, quattro settimane, l'operazione poteva essere ripetuta più volte. La maggior parte dei decessi era causata da infiammazione dell'utero o del peritoneo. Non vidi mai disinfettare gli strumenti chirurgici tra un trattamento e l'altro. Quanti esperimenti del genere vennero compiuti secondo i suoi calcoli? Durante i sei mesi che trascorsi al Bloc 10. Furono effettuati 400 esperimenti del genere. In relazione ad essi venivano effettuate anche fecondazioni artificiali. Se si verificava una gravidanza si procurava un aborto. In che mese di gravidanza? Al settimo. Durante la gravidanza venivano... Fatti ancora numerosi esperimenti coi raggi. Dopo il parto prematuro, il bambino, ammesso che fosse venuto al mondo vivo, veniva ucciso e sezionato. Lei dà al tribunale queste informazioni di seconda mano o per conoscenza diretta? Parlo per esperienza personale. Cosa la preservò da una malattia con esito mortale? L'evacuazione dell'Agar. Nell'estate del 44 si annientarono fino a 20.000 uomini al giorno. Le ceneri portate sui camion al fiume e gettate in acqua. A chi andavano gli oggetti di valore e l'oro dei denti? La valuta e i preziosi trovati durante la raccolta degli abiti erano gettati in una cassa chiusa con una fessura sul coperchio. Ma prima le guardie si riempivano le tasche. Gli abiti e le scarpe partivano per il Reich, dove erano distribuiti ai sinistrati. L'oro dei denti veniva fuso si chiamava un giudice di fuori come lei per indagare sui fatti del lager il comandante voleva combattere la corruzione nei lager e in occasione della mia visita deplorò che i suoi uomini in quanto a carattere non fossero all'altezza di quel duro lavoro nei crematori mi illustrò tutti i particolari nei locali delle caldaie tutto era tirato a lucido Nulla rivelava che lì si bruciavano uomini, le guardie mezzo ubriache sulle panche. Nei, nei lavatoi c'erano deportati giovani e bellissime che cuocevano su un focolare tortini di patate per i loro uomini. Quando perquisì gli armadi, risultò che erano pieni di tesori. Come giudice, sporsi denuncia per rapina. Alcuni furono. Arrestati e altri condannati, ma fu un processo fittizio. A partire da un certo grado non si arrestava più nessuno e nel caso specifico non era possibile una denuncia per omicidio plurimo. Davanti a quale tribunale avrei potuto sporgere denuncia per le liquidazioni in massa e per i valori confiscati dalle più alte cariche amministrative? Non potevo. Non potevo promuovere un'azione contro l'autorità suprema dello Stato. Non poteva intervenire in altro modo. Sapevo che nessuno mi avrebbe creduto. Sarei stato giustiziato o nel migliore dei casi rinchiuso come malato di mente. Pensai anche di fuggire all'estero, eh? ma dubitavo che fuori mi avrebbero creduto. E mi chiedevo che cosa sarebbe successo se mi avessero creduto e se mi avessero interrogato contro il mio popolo. Non potevo. Così rimasi. Signor testimone, si ha notizia di una sollevazione. Quando avvenne? Il 6 ottobre del 1944. Quel giorno il comando doveva essere eliminato dalle guardie. Il comando l'aveva saputo prima? Tutti sapevano che dovevano essere uccisi. Il piano era mettere fuori combattimento le sentinelle, far saltare i crematori e fuggire. Ma il crematorio dove si trovavano le bombe di rompenti fu smontato prima del previsto e quelli si fecero saltare in aria. Si arrivò anche alla lotta ma vennero sopraffatti. Chi tra gli imputati era presente? Boger era il capo. Il crematorio fu distrutto dall'esplosione. Con l'esplosione di quattro barili di polvere saltò in aria l'intero edificio e bruciò tutto. Cosa accadde degli altri crematori? Poco tempo dopo furono fatti saltare dal personale del lager perché il fronte si avvicinava. Signor testimone, crede possibile che l'aiutante del comandante del lager non fosse al corrente di quanto avveniva nei crematori? Credo fosse impossibile. Tutti i membri del personale che lavoravano nel lager sapevano cosa avveniva e ognuno al proprio posto faceva quanto doveva essere fatto perché l'insieme funzionasse. Ogni macchinista, ogni deviatore, ogni impiegato della stazione che aveva a che fare col trasporto degli uomini sapeva cosa avveniva nel lager. Ogni telegrafista o dattilografa nelle cui mani passavano gli ordini di deportazione, sapeva. Ogni impiegato nelle migliaia di uffici implicati in quelle azioni sapeva di che si trattava. Protestiamo contro queste affermazioni dettate dall'odio. L'odio non potrà mai fornire una base di giudizio per i casi qui trattati. Io parlo senza odio. Non nutro desiderio di vendetta contro nessuno. Faccio solo considerare che non avrebbero potuto compiere la loro opera senza l'appoggio di milioni di altri. Qui si discute soltanto di quanto, con prove alla mano, può imputarsi ai nostri mandanti. Accuse generiche sono irrilevanti, soprattutto accuse contro un'intera nazione che nel tempo di cui qui si tratta conduceva una dura lotta con spirito di abnegazione. Vorrei richiamare l'attenzione sugli spettatori che si assiepavano fitti ai lati della strada e quando ci caricavano sui carri bestiame. In questo processo gli imputati sono solo esecutori materiali, ce ne sono altri sopra di loro che non furono mai chiamati alla resa dei conti davanti a questo tribunale. Alcuni li abbiamo incontrati qui come testimoni, vivono incensurati. Può dirci a quanto ammonta il numero delle persone uccise nel lager? Dei 9 milioni e 600 mila perseguitati, abitanti nei territori occupati, 6 milioni sono spariti. Ed è da pensare che la maggior parte di essi fu annientata deliberatamente. Chi non fu fucilato, massacrato, torturato a morte, gasato, morì di fatica. Di fame, di contagio, di miseria. Solo in questo lager furono assassinate più di 3 milioni di persone, a cui dobbiamo aggiungere ai 6 milioni di morti per ragioni razziali, 3 milioni di prigionieri di guerra sovietici fucilati e morti di fame, più 10 milioni di civili morti nei paesi occupati. Anche se tutti compiangiamo profondamente le vittime. Nostro compito qui è opporci alle esagerazioni. Il rapporto a questo lager non è neppure possibile confermare la cifra di due milioni di morti, solo l'uccisione di alcune centinaia di migliaia è provata. In questo processo è anche troppo chiaro quali intenzioni politiche ispirano le dichiarazioni che testimoni ebbero. L'opportunità di concordare tra loro. Questo significa offendere e disprezzare consapevolmente, deliberatamente, i morti del lager e i sopravvissuti disposti a deporre come testimoni. In questo atteggiamento della difesa si rivela la continuazione di quella mentalità che rese gli imputati di questo processo colpevoli. Imputato Mulca, non vuole dirci ora cosa seppe e ordinò in merito alle azioni di sterminio? Non ordinai nulla di simile. Non seppe nulla delle azioni di sterminio? Soltanto verso la fine del mio servizio rimasi, oggi posso dirlo, inorridito. Se ne fui inorridito. Perché non rifiutò di partecipare? Era ufficiale e conoscevo bene il codice militare. Lei non era ufficiale. Sì, ero ufficiale. Lei non era ufficiale. Lei apparteneva a un comando di assassini in uniforme. Qui si attenta al mio onore. Imputato mulca, si tratta di assassinio. Eravamo convinti che quegli ordini venivano dati per raggiungere un segreto obiettivo di guerra. Signor Presidente, fui sul punto di impazzire. Me ne feci una tale malattia che dovettero ricoverarmi. Ma debbo qui sottolineare che vidi tutto dal di fuori e debbi le mani pulite. Signori del Tribunale, io stesso fui un perseguitato dal sistema. Che le successe? Fui arrestato. Signor Presidente, in questo processo non vanno dimenticati i milioni di persone che persero la vita per il nostro Paese e non va dimenticato quello che si continua a fare contro di noi. Tutti noi, vorrei ancora sottolineare, abbiamo fatto solamente il nostro dovere anche se spesso ci riusciva difficile, ed eravamo sull'orlo della disperazione. Oggi, che la nostra nazione ha di nuovo raggiunto una posizione eminente, dovremmo occuparci di altre cose, piuttosto che di accuse che da tempo si sarebbero dovute considerare cadute in prescrizione. Nina nee, na nah.